Benvenuti al telegiornale di Toscana TV. È stato quindi approvato il piano operativo comunale di Firenze al termine di 3 giorni di lavori nel Consiglio Comunale, ma la maggioranza che appoggia il sindaco Nardella si è spaccata. I consiglieri di Firenze Democratica, che guardano all'ex assessore Cecilia Del Re, hanno infatti votato contro e sono usciti dalla maggioranza. Italia Viva invece non ha partecipato al voto. Alla fine, dopo una maratona di 3 giorni e innumerevoli emendamenti presentati e discussi, il piano operativo comunale di Firenze, la carta d'identità dal punto di vista urbanistico e strategico per i prossimi anni, è stato approvato dal Consiglio Comunale. 19 i voti favorevoli, che però si portano dietro una spaccatura in maggioranza. Non con Italia Viva, che nonostante i molti rilievi presentati, alla fine ha scelto il non voto per non disturbare il conteggio finale. Lo strappo c'è invece stato con Firenze Democratica. Il gruppo formato dai 3 consiglieri fedeli all'ex assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, che hanno votato contro e dopo l'uscita dal PD scelgono anche di uscire dalla maggioranza. Continueremo a rappresentare i cittadini dall'opposizione, dice chiaramente Massimiliano Piccioli, rispondendo picche all'appello alla coerenza e alla responsabilità fatto dal sindaco Nardella. Il clima di contrapposizione tra vecchia, quella di Del Re, e nuova visione del piano è andato via via intensificandosi. Il primo giorno era presente in aula anche la stessa Cecilia Del Re, un anno dopo la defenestrazione da parte del sindaco, fino alla rottura finale. Una strada, questa, diversa da quella scelta da Italia Viva, altro separato in casa nella maggioranza agli sgoccioli di Palazzo Vecchio. Divergenze sul POC, che però non metterebbero in discussione un matrimonio tra i due, Italia Viva e Firenze Democratica, che sembrerebbe già con le partecipazioni scritte, con Saccardi nel ruolo principale e Del Re in appoggio. Ognuno si prende le proprie responsabilità di fronte ai cittadini, è stato il commento di Nardella, che si è detto tutt'altro che sorpreso dall'uscita di Firenze Democratica dalla maggioranza. Il sindaco non manca però di sottolineare come invece la scelta di Italia Viva sia stato un elemento significativo per l'esito finale del piano. La politica è il terreno su cui si costruisce dialogo e futuro, chiosa Nardella. Se il POC è archiviato, il balletto delle trattative, delle alleanze in vista delle prossime amministrative è ancora in corso. E a Prato è stata presentata la quinta fase del piano lavoro sicuro con i controlli nelle aziende cinesi. Il tasso di regolarità migliore arriva al 70%, ma si riaffaccia la piaga dei dormitori. Anche nella fase 5 del piano lavoro sicuro, il numero dei controlli alle aziende a conduzione cinese presenti su Prato resterà lo stesso rispetto alla precedente, pari a 750 l'anno. Nella fase 4, infatti, sono comparsi 2 campanelli d'allarme che inducono gli ispettori ASL a non abbassare la guardia. Il ritorno dei dormitori, seppur in modalità diversa dai loculi di qualche anno fa, e le carenze igienico-sanitarie. È quanto emerso stamani nel salone consiliare del Comune di Prato durante la presentazione delle nuove azioni del progetto. Nato nel 2014 come risposta forte al rogo del Teresa Moda, la fabbrica dormitorio in cui il 1 dicembre 2013 sono morti 7 operai cinesi. Questi primi mesi della nuova fase, iniziata il 1 gennaio e che si concluderà il 31 dicembre 2025, danno un riscontro positivo perché ben il 70% delle aziende è in regola, come nel resto dell'area metropolitana. Ma la parola d'ordine è non abbassare la guardia. Ecco perché, mentre negli altri territori dell'ASL si passerà da 1.100 controlli all'anno a 922, a Prato il pressing resterà identico. Ed anche se è vero che la qualità di questi dormitori è diversa da quella tradizionale dei loculi che abbiamo, insomma, in cartongesso, con quelle trappole che purtroppo hanno determinato tante difficoltà, però ecco, è un fattore che ci fa pensare che diciamo, quanto abbiamo acquisito non sia consolidato. Dal 2014 a oggi sono state controllate 18.321 imprese, di cui 11.387 a Prato, per un incasso di oltre 26 milioni e mezzo di sanzioni, 2,5 all'anno. Risorse che serviranno anche a finanziare nuove assunzioni di tecnici, funzionari e medici specializzati in prevenzione. Il Comune di Prato è partner evidentemente del piano, soprattutto attraverso la Polizia Municipale ed il Servizio Immigrazione. Dal piano Lavoro Sicuro hanno poi fatto seguito altri protocolli d'intesa, penso a quello antisfruttamento che ormai raggruppa sia le forze sociali che gli enti locali, oltre alla Procura della Repubblica.
E c'è stata una nuova aggressione ai danni di un medico nel reparto di psichiatria del Santa Chiara di Pisa e lo stesso ospedale dove un anno fa una dottoressa fu massacrata da un suo ex paziente. È stata sbattuta a terra, colpita con schiaffi e pugni. È ciò che è accaduto durante il turno di notte ad una dottoressa nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. Ad aggredirla una paziente dello stesso reparto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Una prognosi di 7 giorni per la donna che è stata trasportata al pronto soccorso di Cisanello. Una violenza che si consuma a quasi un anno dall'aggressione di Barbara Capovani, psichiatra del Santa Chiara, massacrata fuori dall'ospedale da un suo ex paziente Gianluca Paul Seung e deceduta pochi giorni dopo in ospedale. Per l'uomo si è aperto il processo. Per il 17 aprile è prevista la prossima udienza e per il 15 maggio la sua deposizione. Le aggressioni al personale medico sono in aumento. Nel 2023 se ne sono registrate 1027 in Toscana. Nel 2020 si erano fermate a 752. Il 13% delle vittime lavora in psichiatria e l'11% nei pronto soccorso. È morto 4 mesi dopo l'incendio della sua abitazione il 57enne di Carrara che il 19 novembre dello scorso anno riportò gravi ustioni dopo l'incendio appunto scoppiato nel suo appartamento. E nell'occasione ci fu anche un'esplosione, furono evacuate tutte le persone che vivevano nel palazzo, alcune delle quali dovettero anche ricorrere alle cure mediche per l'intossicazione da fumi. Andiamo ora invece a Grosseto, dove sono state sequestrate 4.000 tonnellate di rifiuti speciali. Oltre 4.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, i carabinieri sequestrano un impianto di autodemolizione a Grosseto, 1,5 milioni di euro il giro di affari. Un autodemolitore è finito nel mirino del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Grosseto e l'impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo emesso dal GIP di Grosseto per aver gestito illecitamente dal 2021 ad oggi un quantitativo pari a 4.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tra cui batterie al piombo, veicoli fuori uso, rifiuti metallici e non, alluminio, bronzo, rame, permettendo ai trasportatori non autorizzati di conferire i rifiuti presso il proprio impianto e celando tali trasporti mediante la sistematica falsificazione di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. La misura cautelare ha interessato i proprietari di autocarri, furgoni e carrattrezzi utilizzati illecitamente per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non, in quanto sprovvisti di qualsiasi iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Le indagini del NIPAF erano iniziate nel maggio scorso dalla verifica dei MUD della ditta, dai quali sono emerse delle incongruenze relative al quantitativo eccessivo di rifiuti conferiti da parte di soggetti che si definivano come privati cittadini. Le successive indagini permettevano di accertare quanto viene contestato alla ditta da parte della Procura della Repubblica, che ha emesso un decreto di perquisizione con successivo sequestro documentale che ha permesso di accertare un giro di affari illeciti in intorno a 1,5 milioni di euro. Contestualmente all'attività penale, i militari hanno anche elevato 214 sanzioni amministrative per un importo totale di 700.000 euro. L'operazione, coordinata dal NIPAF di Grosseto, ha visto impiegati oltre 30 militari. E una maxi frode sul bonus facciate è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Livorno. Sono stati sequestrati 18 milioni di euro. Truffa aggravata ai danni dello Stato e indebite compensazioni di crediti d'imposta. Sono questi i reati ipotizzati dalla Procura di Livorno a carico di una rete criminale ideata e gestita dal titolare di uno studio di consulenza fiscale del Milanese, che ha coinvolto una decina di società edili dislocate su tutto il territorio nazionale. Crediti fittizi per oltre 33 milioni di euro, una maxi frode sui bonus facciate. Falsi crediti d'imposta per oltre 18 milioni di euro, 11 persone denunciate e una misura cautelare. L'indagine è stata portata avanti dalla Guardia di Finanza di Livorno insieme all'Agenzia delle Entrate. Dopo un primo sequestro pari a 8 milioni, eseguito lo scorso anno, gli accertamenti dei militari hanno riscontrato altre anomalie, come imprese edili cessionarie dei crediti d'imposta fittizi, attive ma non operative, dotate di una minima struttura patrimoniale e aziendale e con a capo soggetti con precedenti penali. Società che tra l'altro non sarebbero state in grado di svolgere lavori edili in relazione ai crediti d'imposta.
particolarmente alti e non coerenti con le ristrutturazioni indicate e mai eseguite. Crediti fittizi milionari bloccati dalla Guardia di Finanza prima che la somma venisse incassata dalle società. E si annunciano quasi due mesi di disagi sulla linea ferroviaria porrettana perché da partire dal 15 aprile e fino all'8 giugno ci sarà lo stop dei treni appunto tra Pistoia e Porretta. La circolazione ferroviaria sull'intera linea tra Pistoia e Porretta Terme sarà sospesa dal 15 aprile all'8 giugno 2024 per interventi di rinnovo binario tra le stazioni di Castagno e Corbezzi. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana, gruppo AFS Italiane, spiegando che i lavori già programmati consisteranno nella sostituzione dell'attuale binario con rimozione totale del pietrisco e successiva ricostruzione della sede ferroviaria composa del nuovo binario. Inoltre verranno effettuate lavorazioni di manutenzione agli apparati tecnologici presenti nella tratta Pracchia-Piteccio, che garantiranno maggiore comfort di viaggio e una più efficace prevenzione dei guasti. Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 3 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, con l'utilizzo di circa 30 mezzi. A seguito dei lavori svolti, per alcune settimane dopo la ripresa della circolazione, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri. Questo, spiega RFI, comporterà per alcuni treni in servizio l'allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto. E Prato, famosa per il distretto tessile, è anche terra di diplomatici. Sono infatti ben 6 pratesi impegnati nelle missioni diplomatiche sparse in tutto il mondo. A loro si aggiunge naturalmente il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli. Stamani erano tutti alla scuola Datini per incontrare gli studenti pratesi e raccontare la loro storia. Prato, non solo distretto tessile, ma anche terra di ambasciatori. Sono 6 i pratesi che ricoprono incarichi diplomatici in tutto il mondo, a cui si unisce il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli. Tutti hanno raccontato la loro carriera nell'aula dell'Istituto Datini in occasione dell'evento Esperienze e testimonianze dei diplomatici pratesi, organizzato dalla Consulta degli studenti in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un qualcosa di veramente bello che in primis dimostra come ancora una volta in un campo fino ad oggi sconosciuto ai più, intendo qua a Prato, i pratesi stanno eccellendo. E poi è anche un tentativo di far conoscere delle carriere che chi nasce fuori dalla capitale difficilmente riesce a conoscere. Michelangelo Nerini, primo consigliere rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, era collegato da Bruxelles, come Mario Massimo Santoro del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Da remoto anche Francesco Variale, primo consigliere dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, ed Edoardo Pucci, ambasciatore d'Italia a El Salvador. In presenza, oltre a Silli che ha coordinato la mattinata, Leonardo Bencini, rappresentante permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra, Michele Cecchi, consigliere diplomatico del Ministero del Lavoro a Roma. Fiducia, e quindi si diventa per nomina da parte del Ministro. Il ruolo del consigliere diplomatico deve essere rivestito necessariamente per legge da un diplomatico di carriera. Il filo rouge che unisce il corpo diplomatico pratese è la passione per la politica estera, ma anche una notevole capacità di adattamento e l'orgoglio di rappresentare l'Italia. Ma questo è un po' il nostro ruolo, continuare il dialogo, perché ovviamente in un sistema multilaterale a livello Nazioni Unite parliamo con tutti, dobbiamo parlare con tutti e mantenere aperta la possibilità per ritornare, quando le condizioni lo renderanno possibile, a disarmare. E restiamo a Prato perché oggi è stata una giornata dedicata alla lotta alle dipendenze, protagonista la comunità di San Patrignano. Eccolo là, in ospedale, sulla sedia a rotelle, andato in overdose mentre guidava, gambe paralizzate. Una mano dall'alto, forse un colpo di fortuna, gli ha evitato di schiantarsi subito contro un albero, di uccidere la coppia che passeggiava nella stessa strada.
È lo spettacolo Il posto giusto, il format teatrale che San Patrignano ha portato oggi al teatro Metastasio all'interno del progetto di prevenzione We Free per raccontare ai ragazzi delle scuole il dramma che si nasconde dietro l'uso della droga e per stimolare una riflessione su se stessi. Una storia d'impatto quella di Elena, prima e dopo la comunità, condividendo emozioni, pensieri, sogni e paure, ma soprattutto la fatica fatta per riappropriarsi della sua vita e il cammino che ha dovuto percorrere per trovare il suo posto, quello giusto. È un concetto di prevenzione non solo dall'uso di sostanze, ma proprio di contrasto ai comportamenti a rischio, ai pensieri a rischio, agli stili di vita a rischio. La giornata pratese della comunità di San Patrignano, proseguita nel pomeriggio con un incontro aperto a tutta la comunità educante, è frutto della collaborazione con il Comune di Prato, il gruppo 13 di Firenze. Il problema delle dipendenze, seppur sempre più nascosto, è pura attualità in tutte le province italiane e Prato non è certo immune, anzi, possiamo definire il territorio un'importante piazza di spaccio senza timore di essere smentiti. In questo momento la comunità si occupa di 71 toscani di cui 6 pratesi. Dagli anni 80 a oggi sono stati a San Patrignano 1522 toscani e 79 pratesi. Il consiglio è sempre alle famiglie. Allora, ascoltarli i figli, ascoltarli, perché parlare siamo tanto bravi noi genitori a parlare, sappiamo parlare, sappiamo cosa dire, ma non sappiamo ascoltare, e questi adolescenti invece hanno bisogno di essere ascoltati nei loro desideri, nelle loro necessità, nelle loro difficoltà. Il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio ha 8 nuovi finestroni che finalmente potranno essere aperti, ma naturalmente non c'è solo quello, c'è anche la funzione antincendio. Nel Salone dei 500 c'è una novità importantissima per la sicurezza e il benessere di persone e opere d'arte. C'è, ma non si vede, e del resto così doveva essere. Si tratta dei nuovi finestroni che illuminano il salone, 6 dei quali, quelli in alto, progettati con una tecnologia antincendio. La posizione baricentrica del salone, che finora ha presentato un punto di criticità dei flussi di esodo nel palazzo, rappresenterà invece il fulcro della nuova organizzazione antincendio dell'intero edificio. I nuovi infissi meccanizzati, in legno con un'anima in acciaio, consentono infatti l'uscita dei fumi di combustione, del calore, degli inquinanti al di fuori della sala, utilizzando le aperture come camino di ventilazione. Non solo. L'altra cosa ottimale che è stata curata all'eccesso è poter fare anche un protocollo conservativo in maniera tale che anche in estate, quando come in casa areggiamo così, Vasari aveva pensato a questi finestroni sui ballatoi per poter fare cammino di ventilazione, il famoso riscontro. Non potendo climatizzare il Salone dei 500 per ovvi motivi conservativi, potremo invece ritornare a quella fresca climatizzazione naturale. L'intervento è stato possibile grazie alla ditta Capoferri Serramenti di Bergamo, che non solo ha realizzato il lavoro da circa 165.000 euro, ma lo ha pure offerto alla città. Il titolare, Sergio Capoferri, non vuol sentir parlare di generosità e ci tiene solo a sottolineare di quanto il lavoro sia stato fatto bene e senza impatto visivo, tanto da avere tutti i benestari della sovrintendenza. Ma se gli chiediamo il perché di questa preziosa donazione... Perché... è il Salone dei 500. E se una sera vi capita di passare da Piazza della Signoria, alzate gli occhi, i nuovi vetri permettono una visione che prima era velata. Andiamo ora a Pistoia, perché la mostra 60 Pop Art Italia è in corso a Palazzo Buontalenti, a pochi giorni dall'inaugurazione, ha già registrato un vero e proprio successo di pubblico. Sono stati 4.000 i biglietti venduti finora. A pochi giorni dall'inaugurazione della grande mostra curata da Walter Guadagnini, 60 Pop Art Italia, allestita a Palazzo Buontalenti di Pistoia, è già pronto un primo bilancio. Sono oltre 4.000 i biglietti venduti finora. Un successo per quello che rappresenta un vero e proprio viaggio in quelle città come Roma, Milano, Torino, Venezia, Palermo, ma anche Pistoia, che hanno visto il proliferare della cultura pop. Una mostra in grado di parlare sia agli specialisti che al grande pubblico. Questo nell'ottica di intendere la cultura come strumento di crescita individuale e al tempo stesso di strumento di crescita dell'intera collettività e di sviluppo anche economico del territorio di riferimento.
prestigiosi prestiti che provengono da alcune importanti istituzioni pubbliche come la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, il MART di Trento e Rovereto, i Musei Civici Fiorentini, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da alcune collezioni private di statura istituzionale come quella di Intesa San Paolo. Sì, in realtà si conferma una relazione, si conferma una sinergia che vede con la Fondazione un rapporto stabile che ha nella valorizzazione dell'arte e della cultura un punto di contatto molto significativo. Le opere in prestito sono estremamente importanti dal punto di vista culturale, dal punto di vista della storia di quegli artisti, del valore economico delle opere stesse. Io credo che sia una modalità di lavoro intorno all'arte e alla cultura di grande successo sulla quale si deve continuare ad insistere. Ecco, la disponibilità nostra è sincera. L'esposizione è realizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caripit con il sostegno di Intesa San Paolo e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Pistoia. Ancora arte, ma stavolta a Firenze con l'autoritratto di Modigliani e altri capolavori esposti al Museo del Novecento. Fino al 15 settembre, nelle sale al secondo piano del Museo Novecento, in continuità con la collezione permanente, è ospitata la mostra Ritorni da Modigliani a Morandi, che vede riunite per la prima volta 19 opere dei grandi maestri del Novecento italiano appartenute ad Alberto Della Ragione, uno dei principali collezionisti d'arte del secolo scorso. Moltissimi capolavori presenti in mostra che tornano in Italia dopo decenni, dalle composizioni metafisiche di Giorgio Morandi e Carlo Carrà a Renato Guttuso, in mostra anche la sua celebre Crocifissione. Grande protagonista della mostra è però indubbiamente il celebre autoritratto di Amedeo Modigliani, l'unico esistente al mondo, vera e propria icona, diventato preziosissimo tra i collezionisti già negli anni 30. Riuscì ad acquistarlo Alberto Della Ragione, per poi rivenderlo pochi anni più tardi per avere le risorse necessarie per continuare a investire su artisti giovani e sperimentali. Oggi parte del Museo d'Arte Contemporanea di San Paolo in Brasile, il capolavoro di Modigliani è annoverato tra le opere moderne più preziose al mondo ed è esposto a Firenze dopo circa 80 anni. Un'occasione quindi per ammirare grandi capolavori e per riflettere, grazie anche alle molte conferenze organizzate attorno alla mostra, sul ruolo del collezionismo e del mecenatismo. Bungaro in concerto a Grosseto, lo abbiamo incontrato. Bungaro in concerto a Grosseto per i 30 anni di CMM Scuola di Musica Moderna. Il cantante brindisino è uno dei più apprezzati autori e cantautori del panorama nazionale. Come si può volare con i piedi per terra? Intanto ci vuole allenamento e l'allenamento è il sogno, sognare sempre cose belle, sognare anche cose impossibili che si possono avverare in questo spettacolo dove io volo con i piedi per terra, racconto un po' la mia vita, la mia storia, cose incredibili che sono successe e proprio in tutto questo percorso di canzoni, di parole, di musica. E la cosa bella è che io continuo a fare questo gioco che mi porta a sorprendermi, mi porta anche ad avere paura quando affronto un nuovo disco, un nuovo viaggio, perché è una paura è bella, una paura stimolante. Questa sinergia con un vibrafonista, uno dei più importanti al mondo, quando nasce? 12 anni fa, e con Marco, e c'è una complicità, proprio un sentire umanamente sul palco, e questo mi diverte perché così ne vale la pena fare concerti poi alla fine. Come sta il cantautorato italiano? Non sta male, perché non esiste solo il talent, no? Che è giusto che ci sia, ma il cantautorato vive, gode di ottima salute dal vivo, cioè tutti quelli che, parlo del cantautorato moderno italiano, cioè ci sono artisti che sono sempre in tournée, fanno i paganti, sono felici e vivono bene del loro lavoro senza vendere l'anima al diavolo. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo alle 21 Casa Viola e alle 21.30 il film La principessa degli intrighi.